grande successo e grande partecipazione per il Fashion Gold Party, un evento giunto alla sua terza edizione, ideato e organizzato da Alfonso Somma, patron di Moda Gold, agenzia specializzata in cinema, moda, spettacoli ed eventi, svoltosi in una location incantevole, Villa di Livia di Pozzuoli, con i suoi scavi archeologici. Una kermesse che ha coniugato informazione e moda, fashion e music, con auto di lusso di Luxury Cars and Yacht, auto, yacht e barche per eventi speciali. La serata, abilmente condotta dalla giornalista Francesca Scognamiglio, accompagnata in vari momenti della serata dal testimonial di Moda Gold Nicola Coletta, modello affermato e promettente attore. Sfilate che sono state inaugurate da Giovanna Panico, artigiana di moda con la sua collezione Menad. Sono poi proseguite come un toro abbigliamento di Pompei, un flash moda di abiti del noto stilista Guy Mattiolo con una testimonial d'eccezione, l'attrice Manuela Titocchia. E ancora Amoroso Pellicerie con la collezione Inverno 2017 Colors e gli abiti da sposa di Veronica Guerra. Trucco e parrucco sono stati curati da Giulia Manganiella Makeup, Xenon Group, attivo dal 1997 e Fashion Mix i parrucchieri. Bello il momento del visagista Giacomo Alberto, che ha truccato in diretta una modella, dedicando la sua performance alle spose sognatrici. Tra i premiati della serata che hanno ricevuto il premio Fashion Moda Gold, Ciro Giustignani, cabarettista, monologhista, comico di punta di Made in Sud e scrittore, con il suo libro Per mia mamma sorridere era già italiano. Ilaria Iannuzzi, giovane attrice, impegnata nell'Onore e Rispetto, ultimo capitolo. Lorenzo Sarcinelli, uno degli attori più amati di Un posto al sole, nel ruolo di Patrizio Giordano. Paola Mercurio, modella showgirl, per la sua carriera nel campo della moda. E Rosario Porzio, scopritore di talenti e attento osservatore delle mode e delle tendenze, per il suo fiuto a trovare i nuovi volti del cinema e dello spettacolo. Intermezzi musicali a cura di Federica Raimo e Valentino Prato. Tanti personaggi che hanno partecipato alla serata, tra cui la giornalista e scrittrice Anna Maria Chedina con il suo libro Guida ai fantasmi d'Italia, lo stilista Antonio Giordano, le attrici Ilaria Iannuzzi e Olga Sciutieva dell'Onore Rispetto 5, Raffaella Di Caprio, protagonista di Furore 2, gli attori Gennaro Liglio e Antonio Ciccone di Gomorra la serie, il vignettista Ciro Scialò e il giornalista e blogger Armando Sanchez. Presenti anche i giornalisti Francesco Russo, Nicola Garofano, Alessia Giannino, Alessio Mattarese, il fotografo Maurek Poggiante, Alessio Menna, Benedetta De Luca, Pasquale Capasso, Pasquale Garofalo di Tisposo, Davide Guida, Ida Piccolo, Enrico Schiano e tanti altri. Allestimento curato da Caporaso Eventi di Caporaso Raffaele. Al termine dell'evento, un gran buffet a base di cioccolato offerto da Todisco Cioccolateria e degustazione di vini della Cantina Ferraro di Anna Ferraro. Alfonso Somma, il patron, l'ideatore di questo grande evento, il Fashion Gold Party, che cresce sempre di più, straordinaria location e un parterre di ospiti meraviglioso questa sera. Sì, voglio ringraziare tutti quelli che mi sono stati a fianco, come Antonio Dio, ufficio stampa, come Francesco Scogliami, come te, come Nicola Coletta che mi è stato a fianco tutto il periodo che abbiamo fatto questa grande manifestazione. Voglio ringraziare tutte le persone che sono presenti, ci saranno molti atelier come abbiamo visto Veronica Guerra, abbiamo Montoro, Panico, ci tenevo ad averla, ho voluto averla a tutti i costi. Poi ci sarà Gamattiola che è stata per me una grande sorpresa fatta da Emanuela Titocchia. E poi ci saranno tanti ospiti come Ciro Giustiniani e tanti altri. Allora ci godiamo la serata, già stai pensando alla prossima edizione? Ci penseremo da mezzanotte? Da mezzanotte, anzi già ti dico la verità, ti dico in anteprima, già mi è stata fatta un'altra proposta prossimamente da un'altra persona, la dico, e da Emanuela Titocchia, faremo un evento insieme prossimamente. Si va avanti, si deve andare avanti, la squadra non si cambierà, non voglio cambiarla e basta.
Nicola Coletta e Gerardo Russo, ormai vi possiamo classificare proprio come i volti, no, del Fashion Go Party, perché siete in assoluto i testimonial. Nicola, allora, l'emozione cresce sempre quando ci sono questi eventi, ma migliora anche sempre di più l'evento in sé per sé. Vero, assolutamente, grazie Francesca. E sì, al Fashion Gold Party è sempre, a parte che, cioè, io mi sento ormai parte della squadra, quindi quando organizziamo un evento mi ci sento anch'io, quindi all'interno, e quindi sempre emozione. Poi c'è Gerardo Russo che stiamo facendo strada, anche lui promette bene nel campo dello spettacolo, nel campo della moda, quindi siamo una bella squadra, insomma. Ricordiamo a cosa stai studiando e a cosa stai lavorando. Sì, sto studiando all'Action Academy di Roma di Nando Moscariello e Mara Grazia Cucinotta, quindi bolle in pentola alcune cose, però per questioni di produzione non posso dire, quindi per il momento frequento l'Accademia. Gerardo, prosegui sempre come top model? Sì, al momento continuiamo con la moda per poi proseguire per lo spettacolo. Ora è meglio non svelare niente, per poi andrà tutto solo, cioè andrà tutto in avanti automaticamente. Quindi stasera sarà in passerella? Sì, con Gai Mattiello e Montoro. Gai Mattiolo, sì. Anche tu sfilerai? Sì, anch'io per Gai Mattiolo. Antonio D'Addio, siamo arrivati alla terza edizione del Fashion Gold Party, una straordinaria location. Anche quest'anno hai contribuito attivamente non soltanto come ufficio stampa, ma anche per i testi e soprattutto per i tanti ospiti che questa sera saranno presenti. È vero, sì, andiamo sempre meglio e questo, diciamo, è la fortuna del premio. Sì, abbiamo collaborato ai testi, abbiamo visto, insomma, di realizzare al meglio questa serata e anno dopo anno sempre tanti ospiti più prestigiosi. Noi li possiamo già citare qualcuno, Ciro Giustiniani, che ritirerà il premio proprio come attore comico, ma anche come scrittore e new scrittore. E poi ci saranno Lorenzo Sarcinelli proprio come giovane attore interprete di Un posto al sole, tanti altri. Avremo stasera anche, diciamo, non premiati ma come parterre, due attrici dell'onore e rispetto e due attori di Furore 2, quindi siamo proprio in piena attualità. Anna Maria Ghedina, ci ritroviamo al Fashion Gold Party, terza edizione, straordinaria la location, va detto, straordinario il parterre, protagonista anche tu che ci parlerai del tuo nuovo libro Guida ai Fantasmi d'Italia. Sì, è un libro che è uscito da poco, che è lo dice già il titolo, Guida ai Fantasmi d'Italia, è un excursus che copre tutta l'Italia regione per regione, dove io do l'indicazione dove vedere, diciamo, le bellezze e vedere anche e sapere le storie dei fantasmi. Un lavoro di grande ricerca ma anche tanta passione dietro questo lavoro, proprio per questo tema. Beh, certamente, io sono un'appassionata da sempre, da quando ero ragazzina, amante di Edgar Allan Poe, naturalmente, che mi ha catturato quando avevo 16 anni e da allora, voglio dire, ho proseguito con questa mia passione e l'ho sviluppata nei fantasmi. Una straordinaria Manuela Titocchia, ormai ti possiamo considerare un po' il volto, la madrina di questo Fashion Gold Party e stasera straordinaria con un abito di Gai Mattioli. Grazie Francesca, buonasera. Sì, credo sia la quarta volta e tu sei sempre meravigliosa e molto gentile. Sì, questa sera ho questo abito di Gai Mattioli, in realtà lui, pensando appena, perché lui sceglie le situazioni e gli abiti adatti, è per questo che mi piace anche tanto questo stilista, quindi ha detto Pozzuoli, ha detto beh Sofia Loren, tipo. Quindi ha detto mettiamo un abito anni 50 e mi ha dato questo, e quindi insomma è anche un omaggio a questa grandissima attrice. Senti, parliamo di te, ormai anche espertissima di calcio, voglio dire, no? Tifosa. Sì, tifosa del Napoli naturalmente, che sta andando bene, comunque è stata una bella annata alla fine, c'è questa Juve che è comunque invincibile, quindi insomma ci dobbiamo rassegnare un po'. E sì, spesso sono al Tiki Taka a commentare anche il calcio, spesso a mattino 5, pomeriggio. Sì. È stato un bell'anno da un punto di vista professionale. È stato un bell'anno. Io ho festeggiato il 23 luglio scorso il mio compleanno qui a Napoli e mi ha portato fortuna alla fine. Giacomo Alberto, make-up artist, legato tra l'altro al mondo della moda e dello spettacolo. Questa sera sarai presente con un tuo live show, perché ci saranno delle dimostrazioni live del tuo trucco. Sì, buonasera a tutti, stasera farò una performance per quanto riguarda il focus sposa, farò un live, ecco, per fare un'esecuzione totalmente differente, quindi non più dietro le quinte ma direttamente in scena, e sarò protagonista con questo trucco con una modella molto molto bella di cui giocheremo con dei giochi luce.
voglio praticamente rappresentare un focus diverso, un trucco diverso quest'anno, non più trucco opaco per la sposa, ma totalmente luminoso, anche perché sta andando molto di scena e di moda tutto ciò che sia lo strobing, la luminosità, e quindi voglio riportarlo anche su set sposa. Sale il gruppo Fashion Mix, si conferma leader nel settore della moda. Quando c'è un evento di moda, voi siete presenti per pettinare noi modelle e presentatrici. Insieme a voi anche l'uomo curato da Xenon Group. Sì, in effetti è un po' di tempo che ci conosciamo, no? Perché in tutte le sfilate, eventi di moda ci sei, ci vediamo, presentatrici e modelle. Con Xenon Group Fashion Mix fa il connubio perfetto, perché Fashion Mix cura il segmento femminile e Xenon Group il segmento maschile. Quindi ci divertiamo nei backstage delle sfilate a curare le modelle, le presentatrici, i presentatori e i modelli. Poi lavoriamo nel campo della moda in Italia e all'estero. E qui in Campania, anche sotto il profilo nazionale, ci chiamano per i Fashion Week o per tante altre sfilate, eventi per quanto riguarda eventi di sposa e tante altre cose che abbiamo fatto ultimamente, come dei film. Lavoriamo anche nel mondo dello spettacolo e curiamo il look di alcuni personaggi dello spettacolo, anche dei calciatori del Calcio Napoli. Luxury Cars and Yacht anche questa sera presente tra l'altro con dei vostri modelli in questa splendida location che è in Villa di Livia. Quando si parla di moda, quando si parla anche di celebrity, perché stasera ci saranno tanti personaggi famosi, voi naturalmente siete presenti. Certo, riusciamo, buonasera a tutti, innanzitutto riusciamo ad essere sempre presenti nel nostro piccolo, portiamo le nostre punte di diamante, lo sai, no? Io ci tengo tanto, perché credo che in fondo, lo sai, io la penso, la moda è lusso, è tutto, quindi grazie per l'ospitalità come sempre, grazie a voi per l'intervista. Che modelli avete portato stasera? Abbiamo portato un Jaguar F-Type R che ammirerete dopo fuori e un ADT due posti Cabrio. Giovanna Panico, parliamo della tua collezione che questa sera sfilerà qui a Villa di Livia nell'ambito del Fashion Gold Party. Eh sì, cara, grazie innanzitutto per l'invito. È una collezione, una botta di colore, se si può dire, perché piena di colore. Diciamo che il modello che ultimamente sto usando, se si può dire, è il caftano. Io cambierò il mondo un caftano alla volta. Perché credo nel caftano, credo, l'ho studiato, anche se ho degli studi di architettura, quindi tagli, cose modellate addosso, però penso che il caftano sia il risultato della donna. Cioè, ti spiego, lo stile è una cosa che deve rimanere, è una cosa che ti deve firmare, ti deve anche evidenziare quello che sono le tue caratteristiche. Il caftano lo mette non c'è bisogno di essere magro, essere alte o essere bassa, dipende dalla linea, dipende dal tuo portamento, dal tuo charme, dal tuo carisma. In passerella questa sera a Villa di Livia Veronica Guerra presenta la sua collezione, alle sue spalle abiti da sposa che saranno presentati questa sera. Qual è il suo stile e quali le novità della collezione che presenterà? Lo stile è uno stile romantico, sono abiti da sposa comunque particolari nelle rifiniture, nei ricami, nei tessuti, però poi hanno linee semplici, se vogliamo definirle così, sono molto eleganti, sono abiti eleganti, molto fini, sono tutti abiti sartoriali, realizzati interamente a mano, sia nel taglio ovviamente che anche nei ricami, sono tutti abiti artigianali e io così mi reputo un'artigiana della moda più che una stilista. Giulia Makeup, questa sera qui a Villa di Livia, che tipo di trucco state realizzando per le modelle? Buonasera a tutti, un trucco da sera, anche adatto alle spose, quindi un trucco che va bene su tutti i toni di colori. Amoroso Pellicceria, questa sera al Fashion Gold Party, che collezione presenterete? Allora, abbiamo presentato in occasione della serata una collezione basata tutta sui colori, tutti i colori attualmente che sono in uso nella pellicceria, nell'abbigliamento e qualsiasi altra cosa, che adesso c'è tutto questo colore in giro, quindi dal rosso al verde Tiffany, al blu, al celeste, qualsiasi colore, nero, rosa, un po' di tutto.
proprio Colors il nome della collezione? Colors è proprio il nome della collezione di quest'anno. Carmine rappresenta l'azienda Todisco Cioccolata, questa sera siete qui presenti e offrirete un buffet delle vostre prelibatezze. Sì, precisamente noi veniamo da Sant'Antonio Abate, un paesino vicino a Pompei, e siamo una fabbrica artigianale di cioccolato. E questa sera siamo qui a presentare un corner cioccolato, che diciamo che è un similare ad un angolo cubano, cioè cioccolato fondente dal 75 al 100%, abbinato a dei rum prestigiosi ed agricoli e ad alcuni rum e qualche sigaro cubano. Inoltre abbiamo fatto anche un piccolo angolino di cioccolato al latte, perché se ci fosse qualche persona che non gli piace il cioccolato fondente, anche se chi è amante del cioccolato sa che il cioccolato per eccezione è quello fondente. Il signor Francesco rappresenta la cantina Ferraro di Pompei, questa sera siete qui, che cosa offrirete e quali sono le vostre caratteristiche di azienda, cosa producete? Allora, la nostra azienda nasce nel 1984 a Pompei, alle falde del Vesuvio, e diciamo da quando è nata è sempre stata votata, insomma, a rappresentare il territorio da cui nasce. Infatti la nostra bottiglia, insomma, la punta di diamante, è la 79 AD, una bottiglia ispirata all'esplosione del Vesuvio del 79 d.C. che distrusse le città di Pompei e Ercolano. E da questa idea, insomma, dell'esplosione del vulcano abbiamo ricavato una bottiglia rivestita interamente in pietra lavica che richiama proprio quell'esplosione. Infatti in etichetta c'è la dicitura 79 AD. È una bottiglia brevettata che produciamo ormai da più di 10 anni, e, insomma, è il nostro fiore all'occhiello. Vignettista, caricaturista, Ciro, grafico, di tutto, di più, anche questa sera presente al Fashion Gold Party. Anche tu ormai fai parte un po' della squadra, sei un amico anche di Alfonso Somma, e ogni volta ci porti, con Antonio Daddio, ogni volta ci porti una sorpresa per qualcuno, come tuo disegno, come tua opera. Beh sì, innanzitutto ringrazio Alfonso per questo splendido evento, come sempre io mi sento parte della famiglia. È anche un onore aver curato tutto l'aspetto grafico e visual dell'evento, e poi come in ogni evento che si organizza vengo sempre lì a dare un piccolo dono che fa da decoro alla serata. Vogliamo svelare ai nostri telespettatori che magari non sono qui, lo vediamo in anteprima. Federica Raimo, Valentino Prato, sarete la colonna sonora di questa serata. Che proposte per i nostri spettatori? Una proposta internazionale sicuramente dei Queen, e sono felicissima di essere qui stasera e ringrazio di cuore chi mi ha voluto. Invece Valentino? Io propongo un brano mio, Cambiamento, un disco che uscirà a maggio in occasione dei miei 40 anni, un tour mini tour di 15 tappe, stasera per la prima volta lo presento qui. Felicissimo e grazie dell'ospitata, grazie a tutti gli amici, Antonio Daddio, a tutti. Ospite d'onore del Fashion Gold Party, una serata di moda, di spettacolo, Ciro Giustiniani, che questa sera per l'appunto riceverà questo riconoscimento come artista dell'anno, conosciuto come comico, scoperto anche come scrittore. Sì, sono un riconoscimento perché sto riconoscendo proprio che fa freddo pure ad aprile, riconosco questa cosa, la devo ammettere, non ci credo, solo la giacchetella, sta cosa, sì. Ragazzi, sì, scrittore è un parolone, abbiamo scritto questo libro io e Velonà, è un libro, è un romanzo che fa ridere, fa riflettere, e all'ultima pagina si mangia pure. Sono contento di stare in qua perché comunque essere riconosciuto dopo tanto lavoro che si fa vuol dire che non mi avete riconosciuto bene. No, sono molto contento, spero che di rimanere a casa vostra con un libro, che a volte le battute possono volare o rimanere la mente, invece il libro resta in mano a voi. Sì. Sul comodino, è vero che parti anche proprio per il Salone del Libro, alla Fiera a Milano? Sì, domani sarò all'edizione della Fiera del Libro di Milano, una cosa importante, e infatti il mio libro ha sempre fatto ridere, anche quando ho pensato di scrivere il libro, prima se l'ha fatto mio padre, ha detto, che fai, ti metto a scrivere il libro? Sì, scrivo il libro e domani sto alla Fiera di Milano con tutti gli scrittori italiani, dunque è una cosa importante. Intanto ti seguiamo su Made in Sud. Sì, Made in Sud, che mercoledì andremo in onda, puntatissima, ci saranno ospiti a Zaffun, a Bavruna, a Migliare e tante gag di tutti i comici di Made in Sud che conoscete, che fanno molto 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 ridere.